Nella nuova sede di Italia in Comuni a Pescara, in via Marino da Caramanico, la conferenza stampa per la presentazione del partito in Abruzzo con Alessio Pascucci, coordinatore nazionale di Italia in Comune, ex Movimento 5 Stelle, l'europarlamentare Daniela Aiuto ha illustrato le finalità di questo nuovo progetto politico che interesserà anche l'Abruzzo. È la presentazione alla città di Pescara e in generale alla regione Abruzzo del progetto politico di Italia in Comune, che è un partito nuovo nel senso che ha poco meno di un anno di vita, però già a livello nazionale è presente sostanzialmente in tutte le regioni. In Abruzzo c'è stato una sorta di appoggio esterno nelle ultime elezioni regionali, in quanto comunque c'è stata la presenza di una lista civica che appoggiava il candidato Legnini, la lista si chiamava Abruzzo in Comune. Italia il Comune è detto partito dei sindaci, ma, prosegue Daniela Aiuto, È un partito dove, accanto alla presenza di numerosi amministratori locali, c'è comunque la volontà di portare avanti il saper fare, il buon amministrare. Il progetto in Abruzzo ancora non era strutturato, io ho cercato di dare una mano perché è una buona alternativa, una valida alternativa, sicuramente alle forze populiste e sovraniste che stanno avendo la meglio in questo momento, che stanno dilagando, però è una notevole alternativa anche al PD, anche al nuovo PD. potreste avere un vostro candidato a sindaco a Pescara? Non lo escludo, però sicuramente è da valutare innanzitutto con i cittadini pescaresi che si vogliono interessare al progetto e che intendono far parte di questo progetto.